Complimenti, complimenti a Max Verstappen, ragazzi. Oggi praticamente fa una gara perfetta. Cioè, un weekend cominciato tra le lamentele e concluso con pole position. Una gara dove veramente non da 10 all'ora, da 11 la gara di oggi di Max Verstappen. Davvero dico. C'è uno che a Monte Carlo ti tiene la mescola gialla per oltre 50 giri. Che cazzo li vuoi dire? Ottimo il suo ingegnere di pista, ottima la Red Bull e le tattiche. Mondiale praticamente già finito. Ammesso che sia mai iniziato, come giustamente diceva qualcuno. Nei commenti di ieri, che ringrazio per avermi edotto della penalità di Leclerc. Ferrari male, molto male, mai in gara, praticamente mai in gara, mai sugli scudi, non un acuto, niente. Abbiamo fatto un grosso passo indietro rispetto all'anno scorso. Sembriamo tornati a 2 anni fa, sembra tornata davvero la Ferrari 2 anni fa. Anzi, 2 anni fa magari Lewis faceva la pole, dando mascellone Coulthard, intervista Verstappen. È il suo momento, ragazzi. In questo momento non ne sbaglia mezza, non ne sbaglia mezza. Avrà anche la macchina più forte, però raga, tanto di cappello. Che oggi ha veramente dimostrato di essere di un altro livello. Peccato per quel doppio pit stop con Alonso, di Alonso, perché mi sarebbe piaciuto vederli gareggiare. Per me avrebbe vinto lo stesso Verstappen, perché ragazzi, uno che ti domina in quel modo la gara, cioè, mai in sofferenza, neanche col bagnato, mai, 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 guardate ragazzi, errori di tutti tranne che lui. Hamilton e Alonso, guarda caso, i più talentuosi. Ferrari, peccato per quel cazzo di lungo Sainz, però veramente mette tristezza. È vero che siamo a Monte Carlo, dove è difficilissimo sorpassare, benissimo, è vero che tutto quello che volete, però ragazzi, farsi mettere la cappella in testa anche dall'Alpine di Ocon, ragazzi, non va bene. Non va bene. Ocon si è difeso benissimo, bel podio, per carità di Dio. Ma la Ferrari non c'è, la Ferrari non c'è. Leclerc completamente spento. Non ho visto l'errore che ha fatto ieri, che gli hanno dato la penalità in griglia. Non l'ho visto, quindi vi chiedo subito scusa, però raga, non ci siamo per davvero, siamo la quarta forza. Siamo la quarta forza, signori. Guardate Alonso, 41 anni. Qui migliorano tutti tranne noi. Male, mai un exploit, mai niente, niente, niente. Niente, ogni tanto ci infila qualche pole position, per farci capire che è veloce, ma in gara la macchina è un disastro completo. Ma se l'anno scorso potemmo recriminare per quelle puttanate fatte ai box, quest'anno non hai nulla da recriminare. Sì, magari si sono fermati tardi, però io non li giudico, non lo so. Con questa pioggia non si sa mai. Poi finisce presto, hai sprecato un cambio gomme, hai perso 20 secondi e su questa incertezza sul meteo, onestamente, non mi sento di gettare la croce addosso alla Ferrari. Non me la sento. Anche perché poi ha smesso di piovere. Fatto sta che in qualsiasi condizione la Ferrari, ben lontana da essere competitiva. Una volta, ai tempi di Schumacher, quando si concorreva con le Williams, Renault e Villeneuve, con le McLaren di Häkkinen e Coulthard, quasi si faceva la danza della pioggia, perché sapevamo che avevamo.
oltre a una macchina, vabbè, molto migliore, ma siamo indietro, è pesantemente indietro. Pesantemente indietro. E non abbiamo due piloti che si pigliano addosso la squadra. Male, male, male. Intanto la Mercedes il suo lo fa. Certo che quando loro vanno in crisi riescono a fare podi, buoni piazzamenti. Noi quando andiamo in crisi non esistiamo proprio, eh. Davvero non esistiamo proprio. Mi illudevo a vedere i tempi di ieri con un possibile doppio podio, invece completamente fuori dal podio, ma neanche ci siamo avvicinati. E questo è il problema. D'accordo la penalità, però la gara, il passo gara è un problema, è un serissimo problema. Non mi ricordo una gara quest'anno dove siamo stati minimamente competitivi. Non me la ricordo. Un disastro, ragazzi, davvero un disastro. Io non so cosa ci sia. Sembriamo essere all'anno zero, davvero, eh. Certo che fra Juve e Ferrari, John Elkann, mamma mia. Mamma mia, John Elkann, mamma mia. Un disastro completo. Ebbene sì, oggi persino l'Alpine ci ha messo le palle in testa questo weekend. Sesto e ottavo. Sesto e ottavo. Con Sainz, che io elogiavo per la sua regolarità, per il suo non sbagliare, per il suo sbagliare molto poco. Adesso ha cominciato a sbagliare anche lui. Male, male. Male. Certo, noi si approccia al Gran Premio. Guardate, è brutto approcciare al Gran Premio quando già sei vincitore. È brutto, brutto davvero. Che Perez ha fatto un weekend disastroso. Max Verstappen oramai decolla verso il suo terzo titolo. Podio. Podio a Monte Carlo per Alpine, tanta roba, eh. Con questo Ocon. Il principe alieri di Monaco ora sta primando i piloti. Super Max vince. Per quanti anni la sentiremo ancora questa frase? Per quanti anni? Per carità, bravo lui. Bravo lui, brava la scuderia, ma veramente non hanno concorrenza. Non hanno concorrenza. Cioè, se negli anni di Hamilton ogni tanto ci scappava l'exploit, una della Ferrari, una della Red Bull, qui veramente tabula rasa. Questi hanno gioco troppo facile. Ma te ne accorgi dal loro linguaggio del corpo? Sono ai box, sono belli, tranquilli. Non gli frega manco niente che Perez ha fatto una gara di merda. Non gli frega manco niente. Oramai sono talmente sicuri della loro superiorità che secondo me questi manco si incazzano nei box. Boh. Che dire, onore a loro. Onore a loro, grande Max, perché oggi mi tocca dirlo, ha fatto davvero vedere chi è il più bravo e non c'è dubbio alcuno. Non ha sbagliato praticamente niente. La gestione gomme, ritmo gara, gestione. Cosa cazzo gli vuoi dire uno così? Ti ripeto, mi spiace per Alonso quel doppio pit stop che era un po' fottuto, ma non credo sarebbe riuscito a
ai pensieri di Max. Ragazzi, mi tocca dirlo. Iscrivetevi al canale. Intanto, Let Wilhelmus, che è l'inno nazionale olandese, suona per l'ennesima volta. Insieme all'inno austriaco in onore della Red Bull. Austria-Olanda, Austria-Olanda, Austria-Olanda. Ogni tanto Messico. Che dire? Questo luglio-agosto ha già vinto. Che dire? Non ho altro da dire, signori. È davvero brutto. Iscrivetevi al canale. Tra un'oretta appuntamento con Indianapolis, con la mitica 500 miglia. Poi più tardi magari ai giro su Juve-Milan. Non conosco le ultime notizie perché sono stato a lavorare stamattina. Ragazzi, iscrivetevi al canale.